Zeso e Bibi. Un saluto da Antonio Cilano, oggi terza giornata di Serie B2 e Rapporchetta New Team, due squadre che si trovano praticamente all'ultimo posto della classifica, entrambe a meno 0,2, quindi sarà un incontro importantissimo, vedremo chi la spunterà. Squadre al completo quest'oggi, aspettiamo il fischio del signor Bullaro, a dopo. Allora qui attenzione Calò che intercetta questa palla, ancora Calò, prova a saltare Anfuso, bravo qui Calò che prova il destro e trova un gol incredibile Calò, quando siamo arrivati al secondo minuto di gioco, gran destro sull'incrocio dei pali, non ha potuto nulla il portiere avversario Trapani. Bene difensivamente il giocatore della New Team, allora interviene adesso Calò che può liberare il destro e trova un altro gol incredibile, disattento completamente Trapani, Calò trova il 2-0 quando siamo all'ottavo di questo primo tempo. Palla adesso ancora da Calò, Calò vuole saltare Calia, bravo qui Calò a saltarlo ma Calia non si fa saltare. Allora qui attenzione Calò ritrova ancora il pallone, lui prova il destro, c'è Trapani però a dire di no. Allora Zappa la prova a servire ancora Calò che può provare di prima, la mette dentro e si divorano un'occasione incredibile nel team per il 3-0. Attenzione la palla dentro da Porretto e prova il destro e qui non viene ostacolato da Piazza e può trovare il tapin vincente, 3-0. Che partenza quella della New Team, attenzione qui a Priano, prova a saltare la batteria, non ci riesce, interviene pure adesso Anfuso e vuole liberare il destro, Murato interviene qui, Priano, attenzione qui, stavano per commettere un errore incredibile di Cristina, graziato però dal palo, ancora Muratore, attenzione lui, sempre Giovanni Muratore, che prova a servire qui il compagno, si sovrappone ancora Muratore, la può mettere dentro, prova il destro e qui Trapani, veramente che errore, Muratore trova il 4-0. Quando siamo al sedicesimo di questo primo tempo non ci sono più in campo il Real Porchetta. Allora qui Griscimani che prova ad alzarla, interviene però Piazza, possono ripartire in tre, ma sbagliano ancora, allora interviene Muratore col destro, palo di Giovanni Muratore, grande qui nel break il difensore del New Team. Griscimani da Carbonaro che vuole saltare Calia, non ci riesce, allora interviene adesso Priano, bravo qui Priano a resistere alla carica, allora serve Domenico Calia che prova il destro, la palla però si alza, provando qui il folletto dei Real Porchetta, niente da fare, allora qui Griscimani da Calò ancora col velo, ma non capisce qui Carbonaro che poi intercetta questa palla, ancora Carbonaro col destro e trova un altro gol, veramente oggi giornata no per Trapani, bravo però Carbonaro a fermare il difensore avversario a ripartire in contropiede, 5-0, rimessa laterale, allora ancora qui Calò. Calò fermato però da Domenico Calia, conviene allora Muratore che prova da lontano e trova un altro gol, Muratore, veramente sfortunati i Real Porchetta con Trapani che proprio non è in giornata. E vedremo questa conclusione da lontano di Anfuso, da qui ad Anfuso che prova a liberare il destro ma trova lo stesso va Porretto a ostacolarlo, il signor Bullaro fischia alla fine di questo primo tempo, partenza a razzo quindi della New Team con Calò che è andato a segno due volte con due bellissimi gol e poi Trapani praticamente si è addormentato e quindi adesso la New Team avanti per 6-0, grande la prestazione di Giovanni Muratore, vedremo cosa se il Real Porchetta riusciranno a riprendersi nel secondo tempo, a dopo. Tutto pronto quindi per l'inizio di questo secondo tempo, Zappalà e Calò sul pallone, allora Calò torna dietro da Muratore, Muratore allarga da Roberto Di Cristina, Di Cristina ancora da Giovanni Muratore, l'ex capitano dei Blue Devils, torna da Di Cristina ancora da Muratore, bel dialogo questo tra i difensori del mio team, allora Zappalà, Zappalà contro Lupo, ancora Zappalà lo salta, serve adesso Giovanni Muratore che prova il destro da lontano, curato da Antonino Calia, rimessa laterale in favore del New Team. Adesso con Griscimani la New Team, ancora Griscimani, sale adesso Calò, Griscimani temporeggia un po', prova a servire la versione interviene adesso Carbonaro, ancora Griscimani e si divora un'occasione incredibile, il difensore della New Team. Allora qui Di Cristina sbaglia però, allora c'è Antonino Calia che vuole liberarsi Carbonaro, ancora Calia col destro e c'è forse una deviazione di Di Cristina, sì bravo il portiere della New Team, ancora Anfuso, sempre Anfuso vuole liberarsi dell'avversario, allora interviene adesso qui Carbonaro che prova a saltare sempre Anfuso ma non si va a saltare stavolta l'attaccante dei Real Porchetta che prova adesso a liberarsi, prova il destro e la palla esce di poco, ancora qui la palla fuori per Giovanni Muratore che trova la traversa, fortunato qui l'ex capitano dei Blue Devils, non l'ha vista nemmeno partire Trapani, ora Griscimani, c'è Griscimani per Zappalà tutto solo che trova il 7-0, non marcato da nessuno qui Zappalà,
è facile per lui trovare il tempo in vincente, 7-0 quando siamo al quindicesimo della ripresa. Allora qui la palla da Carbonaro, Carbonaro contro Piazza, serve adesso Calò, Calò può liberare il destro e trova qui un altro gol Calò e sono adesso 3 per il bomber della New Team. Adesso qui Rizzo prova a servire dentro da Neo, interviene però Di Cristiano, la può partire Calò, ancora Calò che la può mettere dentro, invece Carbonaro, allora Carbonaro può liberare il destro, la palla esce di pochissimo, peccato per l'attaccante della New Team. Calò può avanzare indisturbato, Rizzo salto d'avversario, ancora Rizzo, bravo qui a servire Danneo che prova il destro, ma Di Cristina ancora una volta a dire no, bella azione però questa in rapporchetta, ancora Carbonaro, Carbonaro contro piano, bravo qui nel tunnel Carbonaro, ancora Carbonaro che può provare il destro e qui manca di pochissimo la conclusione vincente Carbonaro, bravo a liberarsi due difensori, sono in 2 contro 2. Allora qui c'è Muratore, ancora Muratore che può liberare il suo destro, Muratore in cerca della tripletta personale. Allora Muratore, gran palla qui per Porretto, che la può mettere dentro per Zappalà e questa è una grande azione della New Team, bravissimo qui Giovanni Muratore a servire Porretto, bravo però ad accorrere in aiuto Zappalà e a trovare la doppietta personale. E fischia alla fine il signor Bullaro, risultato di 9-0 per la New Team, gran partita, partiti veramente a razzo. I giocatori della New Team con Calò e poi bravi Muratore, Zappalà, bravo anche Porretto. Giornata no invece per il Real Porchetta, ci hanno provato con Fuso e Antonino Calia, però giornata no soprattutto per il portiere Trapani che si è sicuramente ripreso nel secondo tempo, ma nel primo tempo ha concesso un po' troppo agli avversari, quindi New Team col morale alle stelle. Vedremo cosa succederà nelle prossime giornate. Un saluto da Antonio Cilano e a dopo. We'll be right back.
Saranno 5, no?